cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo e mi sento obbligato a parlarvi di un parassita che bisogna conoscere. Non basta infatti odiare o temere qualcosa per evitarla. Così la vita del pidocchio, per quanto sgradevole, ci può suggerire accorgimenti e comportamenti opportuni. Sigla! I pidocchi, insetti famigerati dall'alba dell'uomo, sono compresi nell'ordine degli anopluri, dal greco anoplos, disarmato, e ura, coda, coda inoffensiva. L'ordine è suddiviso in pediculidi ed ematopinidi. Quelli dell'uomo sono i pediculidi. Gli altri sono i pidocchi di tutti gli animali mammiferi. Esistono ad esempio il pidocchio del maiale, molto grande e in grado di muoversi sul corpo con energia e succhiargli il sangue varie volte al giorno. Il pidocchio dell'elefante è diverso dagli altri pidocchi. Possiede un apparato succhiante fatto a trapano per bucare la spessa pelle dell'animale. Si trova sia sulla specie africana che su quella asiatica. Frequenta anche il facocero. Il pidocchio del babbuino è simile al nostro e questa scimmia, spidocchiando i compagni, se lo mangia volentieri, forse perché è dolciastro come il sangue. Il pidocchio dei bovini, molto fastidioso, è in grado di trasmettere malattie. Appartiene a un genere molto diffuso in varie specie di mammiferi del mondo. Il pidocchio del cane, detto masticatore, non è molto fastidioso. Comunque è il vettore della tenia del cane. Nei paesi del nord è il suo unico parassita e attacca anche il lupo. I pidocchi dei vari animali non sono intercambiabili, ma ciascuno adattato solo alla propria specie. Nel mondo ci sono 490 specie di anopluri, in Italia 24 specie, di cui solo 3 interessano l'uomo. Il collegamento tra noi e i pidocchi risale a 10.000 anni fa, quando l'uomo viveva nelle caverne per evitare gli ultimi freddi della glaciazione. Alzandosi le temperature, la pelosità da scimmia andava sfumando e si considerava più bello il corpo liscio. Ci si rasava il pelo, ma ci si vestiva. Il pidocchio del pelo si è sdoppiato, formando 2 razze, il pidocchio del capo e il pidocchio del corpo. Il pidocchio del capo, per nutrirsi sempre solo di sangue umano, vive esclusivamente tra i capelli. La femmina è un po' più grande e panciuta, il maschio è più piccolo e stretto. Non possono digiunare perché si riproducono a rotazione con 10 uova al giorno. Nelle sue 3 o 4 settimane di vita, la femmina incolla circa 300 uova, dette lendini, ai capelli. Dopo una settimana nasce la prima ninfa, che attraverso altre 2 mute diventa adulta in 10-15 giorni. Poi inizia subito a riprodursi. L'ambiente è instabile, ma la natura dimostra sempre soluzioni geniali. Cementate al capello, le lendini sono molto difficili da staccare. Per tentare di toglierle è necessaria molta pazienza e un pettinino speciale a denti stretti. Ci si può anche aiutare con dell'aceto, che scioglie la loro colla. Dato che le lendini vengono fissate all'attaccatura del capello, per sapere da quanto l'infestazione è presente, bisogna guardare a quale altezza del capello stesso si trovano. In certi ambienti dove l'infestazione di pidocchi era frequente, si usava radere a 0, ma si sappia che basta 1 millimetro di pelo per attaccarci un uovo. Il pidocchio del corpo sta invece nascosto tra gli abiti e la pelle. Anch'esso parassita obbligato e perenne sul corpo umano. Si aggancia alle fibre, specie di lana, quindi un cappello portato su una testa infestata da pidocchi, indossata da un'altra persona, può trasferire i suoi parassiti. Anche una sciarpa o una maglietta possono produrre lo stesso effetto. In caso di sospetta infestazione, sarà opportuno mettere in freezer per una settimana magliette, cappelli, eccetera. Oppure potrà bastare un sacchetto di plastica a chiusura ermetica per inserirci gli stessi abiti per 10 giorni. Tenete presente altri possibili nascondigli di questo pidocchio: cuciture di pantaloni e di giacche, nonché materassi. Una terza specie, il pidocchio del pube, detto piattola, si assestò nella parte inferiore del corpo, con un aspetto più piatto per mantenersi aderente a quell'ambito. Meno frequente in ambienti attuali, può infestare il petto, la barba, i baffi, persino le ciglia e le sopracciglia. Da sempre, mentre altri parassiti come pulci e cimici si sono manifestati a periodi, i pidocchi non hanno mai abbandonato l'uomo.
Da alcune riesumazioni storiche si è accertato che molti personaggi del passato avevano i pidocchi. Ad esempio Alfonso d'Aragona, duca di Bisceglie, principe di Salerno. Attualmente gli ambiti favorevoli sono le scuole, dove l'amicizia e l'affetto dei ragazzi sono sfruttati dal parassita, anche lo sport può essergli d'aiuto, gli spogliatoi sono ambiti ristretti, dove funziona il metodo pidocchio. Nei dormitori pubblici il tempo di convivenza è più lungo, ed è proprio la convivenza la sua chiave. E questo ricorda la situazione attuale, dove la vicinanza è pericolosa. Quando fossero presenti persone con pidocchi, gli ambienti promiscui potrebbero favorire il parassita, così gli assembramenti. Ed è stato dimostrato che anche in tempo di terremoto si creano contatti con infestazioni. In Italia sono coinvolte ogni anno migliaia di famiglie. Negli Stati Uniti si parla di milioni di giorni di scuola persi in un anno a causa dei pidocchi. Le punture di questo insetto sono molto fastidiose e il prurito è il primo effetto insopportabile. A questo punto urge un consiglio preciso. Non è opportuno grattarsi, creando aggraffi sulla pelle o schiacciare i parassiti. Seppur raramente potrebbe scatenarsi un'infezione grave, il tifo esantematico. Qui vediamo una cellula infettata. Col rostro il pidocchio mantiene una mini frattura che non rimargina a causa della sua saliva anticoagulante. Può così succhiare in continuazione. Si mantiene saldamente sulla testa agganciato ai capelli con la sua speciale unghia ad uncino. Infatti non può allontanarsi dal suo ambiente. Un pidocchio che cadesse a terra morirebbe nel giro di 2-3 giorni. La sua temperatura vitale è quella del corpo umano e si nutre di continuo solo del nostro sangue. Esistono molti pregiudizi e idee sbagliate circa i pidocchi. La pediculosi, ovvero la loro infestazione, possiamo considerarla effettiva quando gli esemplari presenti sulla testa superano le 20 unità. Ed è solo a tal punto che compare il prurito, poiché le prime punture non sono avvertibili. Sulla testa i pidocchi non potrebbero spostarsi, magari più velocemente, con rischio di cadere. Quindi non possono saltare né volare. Sfatiamo subito l'idea che siano i capelli sporchi ad attrarre o respingere i pidocchi, o che sia il livello sociale che favorisce o meno la pediculosi. Per lo stesso motivo possiamo dire che non c'entrano la ricchezza e la povertà, tantomeno il grado di intelligenza, per ritrovarsi con i pidocchi addosso. Possiamo affermare, per una questione logica e statistica, che sono i giovani dai 5 ai 10 anni a manifestare maggiore presenza dei pidocchi, soprattutto le bambine con i capelli lunghi e sciolti. Ricordate, l'unica situazione che permette al parassita di passare da un soggetto all'altro è il contatto. I capelli lunghi sono per un pidocchio come una liana nella foresta per Tarzan, specie sesolazzanti. Gli servono in media solo 30 secondi. Un consiglio che si può dare per i capelli lunghi. Sarebbe bene che fossero almeno raccolti sulla nuca, o meglio ancora composti in trecce. Anche riguardo i possibili rimedi non si conosce qualcosa di definitivo. Si parla di preparati con piretrina e malathion, ovviamente prodotti chimici, pericolosi. In più pare pian piano che i parassiti si stiano abituando. C'è anche chi è arrivato all'uso del foam che può sopprimerli, però il calore eccessivo nuoce ai capelli. È soprattutto consigliabile il controllo periodico con una buona lente dietro le orecchie e sulla nuca, i punti più frequentati dai pidocchi. Poi esaminare minuziosamente i capelli, meglio se bagnati, quando ci sia pericolo di contaminazione. Preventivamente il lavaggio è utile anche con shampoo normale, dopodiché si può applicare olio di neem con alcune gocce di malaleuca. Il neem, portentosa pianta del Bangladesh, che contiene più di 100 componenti medicinali, è un forte repellente e possiede proprietà inimitabili, alcune ancora sconosciute. La malaleuca, o albero del tè, ma non si intende la conosciutissima bevanda, è una specie del Queensland. L'olio essenziale è un fungicida e antibatterico molto efficace. Intanto il rimedio principale, affinché il parassita non si diffonda, è dichiarare che il nostro figlio ha preso i pidocchi, tenendolo a casa. In base ai presupposti descritti non c'è nulla di vergognoso in ciò. Molto di più sbagliato è mandarlo a scuola, senza avvisare nessuno. Nel dovuto modo una figlia e un figlio possono essere rassicurati.
Per finire daremo qualche consiglio da diffondere negli ambienti scolastici. Educare i bambini a non scambiare oggetti d'uso personale, pettini, fermali per capelli, nastri, cappelli o sciarpe, anche se fa freddo. Non ammucchiare abiti e neppure appendere vicini tra loro giacche o cappottini, ma creare un distanziamento tra gli appendi abiti. Gli oggetti usati per togliere i pidocchi o per i capelli vanno messi in acqua calda a 60 gradi. È anche opportuno usare l'aspirapolvere per i sedili dell'auto e i tappeti di casa. Cari amici curiosi della natura, si spera che non abbiate mai bisogno di queste informazioni, ma non si sa mai. Iscrivetevi e consigliate di fare lo stesso ad amici e parenti. Informarsi è utile. Cliccate sulla campanella e riceverete tutte le notifiche del caso. Grazie per la vostra presenza. Ciao!